Ecco la Porsche Taycan, da 0 a 100 in 5 minuti. Ovviamente non mi sto riferendo all'accelerazione tradizionale, quella che conosciamo tutti, da 0 a 100, perché la Taycan la pratica la chiude in 2 secondi e 8, come una GT2 RS. Da 0 a 100 in 5 minuti è il tempo che occorre per ricaricare 100 km di autonomia con la carica a corrente continua 270 kW 800 volt, perché la Porsche vuole essere al top delle performance anche in fase di ricarica e non solo in accelerazione. La prima elettrica di Porsche pare aver trovato la quadra. Prestazioni elevatissime e una mobilità adeguata. L'autonomia dichiarano circa 400 km. E in base a quello che ho letto sul computer di bordo durante il test, con una guida attenta non sembra un traguardo irraggiungibile, perché la batteria è capiente, 93,4 kWh, e i consumi non paiono così elevati, circa 25 kWh ogni 100 km. Dati interessanti, insomma, specie alla luce di ciò che produce il powertrain, 761 cavalli e 1050 Nm di coppia. Numeri che su strada regalano notevoli soddisfazioni. L'accelerazione della Taycan da ferma è qualcosa di strepitoso. Guardate qui. Wow! Il bello è che tutto questo può essere ripetuto di continuo senza che la Taycan tiri il fiato. Questo grazie alla tecnologia 800 volt. A parità di potenza, l'intensità di corrente si dimezza, come pure la dissipazione dell'energia, che porta al surriscaldamento delle componenti. Il problema delle auto elettriche è il calo di rendimento se vengono utilizzate al 100%. Ebbene, la Taycan riesce a fare per 26 volte consecutivamente un'accelerazione da 0 a 200, che avviene in 9 secondi e 8, sempre con gli stessi tempi, senza cali di rendimento, che è incredibile. C'è un altro motivo per cui il rendimento è così costante, i motori. La Taycan ne monta due, uno davanti e uno dietro. Sono di tipo sincrono a magneti permanenti, più costosi e complessi di quelli asincroni, ma si scaldano di meno. A proposito, sono italiani, della Magneti Marelli. Uno degli aspetti che più mi incuriosivano prima di guidare la Taycan era il sound, perché diciamoci la verità, le auto elettriche suonano più o meno tutte uguali. Porsche in qualche modo è riuscita a enfatizzare i rumori tipici delle auto elettriche, dei motori elettrici, di tutte le componenti, per creare un sound finale che assomiglia un po' a quello di una navicella spaziale, quelle che sentiamo nei film di fantascienza, ed è un qualcosa di abbastanza intrigante. Dentro la Taycan è una riuscitissima fusione fra elementi futuristici e tradizione. Il pannello degli strumenti, per esempio, nelle forme riprende il classico layout a 5 strumenti circolari di Porsche. Poi ti avvicini e noti che è curvo, sottilissimo, con una risoluzione strepitosa. Peccato solo, come già sulla 911, che la corona del volante ne copra un po' le due estremità. Di schermi, oltre alla strumentazione, ce ne sono altri tre. Quello centrale dell'infotainment, uno più in basso per la climatizzazione, con feedback aptico, e volendo un terzo davanti agli occhi del passeggero, per non farlo annoiare durante il viaggio. Tutto è touch, quindi ben venga l'assistente vocale intelligente per gestire le funzioni al comando Hey Porsche. La Taycan non è leggera. Come tutte le elettriche, deve portarsi a spasso svariate centinaia di chili di batteria. Però i suoi 23 quintali li indossa con grande dignità. Fra le curve non hai mai la sensazione di avere a che fare con un'auto impacciata. Baricentro basso, massa distribuita alla perfezione, comparto telaistico di altissimo livello. C'è tutto quel che serve per sentirsi a bordo di una Porsche con la P maiuscola. Buona la prima!